Sì, no, mi piace questa cosa che dice Rino, il fatto di, questi, di segnalare questo meno 2 in classifica. È una cosa simpatica, sarebbe veramente simpatico fare una cosa di questa. Anche Grottesca, perché, grottesca ovviamente, perché c'è no, ma, tragicomica anche, no, ma anche, ovviamente. anche perché voglio dire una cosa che fortunatamente questa volta gli elite della televisione di Sky hanno messo in evidenza entrambe le situazioni, ma non solo. Ormai tutta l'Italia, voi ricordate che anche il 90° minuto, che parlava solo di calcio, di Serie A, l'arbitro Longhi, l'ex arbitro Longhi, ha fatto un intervento verso la fine della trasmissione in cui ha fatto vedere il gol che era nettissimo. Forse avrebbe voluto anche parlare di questo fallo eclatante fatto sul nostro portiere, su Terracciano, ma evidentemente il telecronista non gli ha dato spazio per continuare perché quella è una trasmissione tumultuosa, quel 90° minuto bisogna dire 30.000 cose, quindi è anche giustificato questo discorso. Quindi mi piace questo fatto dei meno 2, purtroppo lo dico ironicamente. Però insomma devo dire che il discorso con Abodi, con il nostro presidente, è stato ovviamente uno sfogo assolutamente perché già durante l'intervallo del primo tempo io l'ho sentito e lui mi ha risposto gentilmente. E io ho detto di questo fatto del gol, mi ha ovviamente detto Walter, era difficile vederlo francamente, per cui ci sta nel calcio. Quindi sul primo episodio potrei anche lasciare stendere un velo pietoso, perché sicuramente può succedere anche in Serie A o in Nazionale o nelle partite estere, si vede che un gol entra e esce. Insomma, voglio dire, su questo avrei steso un velo pietoso, ma la cosa eclatante è stato alla fine della partita. Noi, tu arbitro, sai che noi stiamo a credito nei confronti della fortuna o nei confronti delle decisioni arbitrali, dico io. Eravamo a credito, non è che avresti dovuto regalarci niente, ma penalizzarci ulteriormente alla fine della partita è stato veramente D'altronde, la Presidente. goccia. No, aspetta, scusa, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tant'è vero che poi mi sono sentito con Abodi subito dopo ed ero veramente infuriato. Insomma, lui è stato molto gentile, molto cortese con me, ha ascoltato questa bufera, si è ovviamente interessato, poi mi ha richiamato e naturalmente quando mi ha richiamato l'arrabbiatura mi era passata, sono rientrato nel mio solito modo di comportamento, insomma, e quindi gli ho chiesto implicitamente scusa, anche se lui ha detto non è il caso, insomma, perché questa irruenza un po' troppo eccessiva da parte mia, insomma, poteva anche dare fastidio, ma lui ha capito che si trattava di una situazione che era al limite del nervosismo, insomma, quindi era una cosa che non avrei mai immaginato e pensato. Perché, come ho detto già in precedenza, forse anche a voi, quando arriva un pallone in area, qualunque cosa succeda, anche se il portiere non viene contrastato da nessuno e stanno 10 persone in area, l'arbitro fischia il fallo, questo famoso fallo di confusione, così via, eccetera. Di confusione. Quindi è paradossale che prendere una gomitata come avete visto sul collo e una gomitata nel fianco da parte dell'altro giocatore, veramente è successo, è inverosimile. Quindi stenderei un velo pietoso su questo perché francamente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ed è venuto fuori quello che i miei tifosi si sono aspettati. Perché ho sentito ovviamente sia in radio sia in televisione i tifosi che pretendevano, tra virgolette, se posso usare questo verbo un po' duro, pretendevano che il presidente e la società si facessero vivi e facessero sentire la loro voce. Ovviamente è una voce, credetemi, è una voce ovviamente non silenziosa, è una voce educata, è una voce pacata in questo momento di grande riflessione. Ho avuto il tempo di sbollire un po' il mio nervosismo e quindi è chiaro che noi ci rivolgeremo al presidente Abodi. Presentandogli domani pomeriggio, perché domani pomeriggio c'è una riunione di Lega e quindi i nostri rappresentanti, il dottor Aloisi, il nostro segretario, e il colonnello Erri Riserva, lo devo dire, se no si dimenticano sempre, il colonnello Lallo che è l'addetto Alle relazioni ai esterne. rapporti istituzionali, per cui andranno come delegati in Lega da parte mia e presenteranno direttamente al presidente Abodi questo dossier, che sia cartaceo che vedete qui sotto il microfono, sia ovviamente su DVD, in modo che loro possano verificare che Anche quello che poi, filmati, che vero? quello che poi abbiamo stampato corrisponde al vero. Quindi ci sono oltre 10 partite qui dentro, quindi se fate la somma dei punti che abbiamo perso per queste, chiamiamole distrazioni o come dice lei, Rino, incapacità arbitrali, perché Incapacità, si tratta di solo questo tecnica. effettivamente. Quindi è chiaro che abbiamo un credito veramente importante. Questo non significa che domani col Perugia ci devono dare un rigore a Pescara. favore, a col Pescara ci devono dare un rigore a favore, assolutamente no. Però noi pretendiamo dalla Lega rispetto, pretendiamo di essere trattati come l'Avellino, che è una squadra che ha 10.000 persone che, al seguito, è una squadra che porta da 1.000 a 3.000 persone fuori casa.
è una squadra che ha una storia calcistica importante, è una squadra che fa sacrifici per restare in Serie B, quindi tutto questo deve avere come corollario che se il calcio professionistico di Serie B ha i giocatori professionisti, le società professionistiche, deve avere anche il terzo componente importante, l'arbitraggio, che devono essere dei professionisti. No. Non ci possono mandare dei dilettanti allo sbaraglio. Soprattutto perché è stata valutata la partita Varese-Avellino, una partita di ultima fascia, quando non era così, perché l'Avellino terzo in classifica sicuramente non può essere... Ma assolutamente, il rispetto che chiediamo ad Abodi, ovviamente per trasferirlo al designatore degli arbitri, all'AIA, è che ovviamente facciano una valutazione attenta su quello che fanno e ci mandassero delle persone competenti che possano garantire la tranquillità negli stadi, perché poi di questo parliamo. Cioè questi signori, inconsciamente, assolutamente in maniera inconscia, o per incapacità, come diceva lei, e come io posso avallare, possono provocare dei fastidi all'interno degli stadi. Quindi se sono molto attenti, insomma, il calcio non è fatto solo di persone razionali. Allo stadio vanno 10-20.000 persone, queste persone... su 10.000 trovi sempre i 150 pazzi che possono dare fastidio e che possono alterare l'equilibrio del futuro del campionato. Presidente, quindi devono stare molto attenti su questo. Presidente, ha avuto modo di parlarne con la squadra, con i ragazzi, per rincuorarli soprattutto, perché visto che sono usciti diciamo dallo stadio di Varese, diciamo, molto afflitti, partendo dal ragazzo d'Arracciano? Certo, no. Allora, con i ragazzi ha parlato, ovviamente hanno parlato i due direttori, mio figlio che segue costantemente i ragazzi su tutto l'arco della settimana, sia gli allenamenti, sia ovviamente fa le veci del presidente, come è giusto che sia, perché lui ha una doppia funzione, è praticamente la proprietà, rappresenta la proprietà, ma rappresenta la direzione generale di questa azienda, quindi ha un compito importante. Insieme al direttore sportivo hanno fatto le mie veci in questo momento. Io credo e spero oggi di poter andare a regalare questo famoso orologio, che è un dono di Orzelleca, ve lo ricordo a tutti, non è un dono del presidente. Orzelleca è stato così gentile da offrirci due orologi importanti della loro categoria, e sono due orologi veramente molto belli, sono della Montblanc, sono orologi pregiati. È stato scelto dalla parte tecnica e anche da parte mia, ma anche fondamentalmente dai tecnici, in Peccarisi l'uomo migliore in campo, perché sarebbe stato facile darlo un'altra volta a Galabino, perché ha fatto una partita eccezionale, senza parlare dei singoli, ma voglio dire quelli che sono emersi più degli anche altri. Anche Ciccio Millisi, Presidente. Anche Ciccio ha fatto una partita eccezionale, insomma, però abbiamo scelto Peccarisi perché con il suo ritorno in squadra ha dato maggiore solidità al reparto, ha dato tranquillità a tutti. Anche per la sua professionalità e per la bella età che ha. Per la bella età che ha, quindi credo che meriti un premio di questo tipo. Quindi voglio dire, oggi faremo questa consegna e, come dicevo prima, sono i due direttori che sono a contatto con i ragazzi, li stanno rincuorando. I ragazzi, devo dire che se poi ai fatti seguiranno, cioè scusa le parole, seguiranno i fatti sabato, e credo che il Pescara avrà vita molto dura sabato. Presidente, chiedo scusa se la interrompo. Questo scippo, questo proprio letteralmente parlando, di Varese, dei due punti in classifica che, ripeto, andrebbe comunque memorizzato per l'intero campionato, va a contestualizzarsi in una situazione che purtroppo vede la Dea Bendata un poco allontanarsi da Avellino. Perché se pensiamo agli infortuni reiterati purtroppo in serie dei ragazzi e anche a qualche indisposizione che generalizzata contro il Lanciano, purtroppo ha privato la squadra, praticamente ha privato la disponibilità a Rastelli di mezza squadra, ci rendiamo conto che questo girone di ritorno, prescindendo dalle prestazioni dei calciatori, che vedi Terni, insomma, veramente eccezionali, si sta rivelando un poco, tra virgolette, un poco sfortunato, ecco, in questo senso. Mentre il girone di andata l'Avellino ha strabiliato tutti e diciamo che tutto è andato per il verso giusto, ovviamente con pieno merito della squadra, diciamo che si può parlare anche un poco di un destino avverso. Sembra che il fato ce l'abbia con l'Avellino. Ma io su questo stempererei un po' il discorso e butterei un po' di acqua sul fuoco. È normale che dopo 5 partite fai 3 punti, la situazione ovviamente è una situazione paradossalmente da retrocessione, per assurdo, sì. Se avessimo cominciato adesso, sì, il campionato, saremmo tutti preoccupati, ma non è così. Non è così perché, come ha detto lei, come hai detto tu, insomma, sì, Rino, sì, tanto sanno tutti che ci conosciamo, sì, bene, siamo, sì, buoni amici, come hai detto tu,
il discorso è legato semplicemente ad una serie di sfortunate coincidenze. Un po' la sfortuna, un po' l'arbitraggio, un po' la situazione paradossale che si è creata nella partita con Lanciano di 7-8 undicesimi che praticamente hanno giocato addirittura, a parte quelli che non c'erano, quelli che hanno giocato avevano tutti imbottiti di antibiotici, quindi evidentemente era una partita, fra virgolette, impari che abbiamo dovuto giocare, tanto è vero che è stato un primo tempo massacrante, poi i ragazzi con il tempo si sono anche ripresi, hanno dato anche un segno di rivitalizzazione. Non nascondo che la partita sarebbe persa, sicuro l'avremmo persa lo stesso, ma se quel rigore ce l'avessero dato e fossimo andati sul 3-2 il discorso poteva, nel calcio c'è di tutto, vi ricordo quel famoso 3-0 della Juventus col Torino, il primo tempo e il Torino in un quarto d'ora ha recuperato la partita facendo 3-3, insomma vuol dire, sì. Quindi c'è nel calcio una situazione di questo tipo, quindi la direi più una situazione sfavorevole di sfortunate coincidenze, lasciamolo stare come sa. Io ritengo che l'Avellino ha tutte le carte in regola di fare un prosieguo di campionato importante, e quando dico diciamo, il presidente forse è troppo ottimista, il presidente forse deve fare un bagno di umiltà, il presidente fa un bagno di umiltà, quello che io dico è suffragato nella mia mente, l'ho detto l'altra volta, da una consapevolezza della forza dei ragazzi, della squadra, quindi non siamo la prima come meriti sicuramente, non siamo l'ultima, siamo una squadra che può stare tranquillamente dove sta in questo momento, anzi dovremmo stare sicuramente tra il terzo e il quarto posto, o terzi o tra terzo e quarto, quindi siamo veramente a credito sia di fortuna sia nel punteggio effettivamente meritato sul campo, per cui sarei abbastanza tranquillo su questo discorso, non avrei nessun problema per il proseguo del campionato, quindi i nostri tifosi stessero assolutamente sereni e tranquilli, insomma. Presidente, due parole sulla personalità, sulla grandissima serietà sia professionale ma soprattutto umana da parte dei ragazzi del gruppo di Rastelli, un gruppo veramente cementato al massimo e tutto volto verso la positività, non ci sono screzi, non ci sono antipatie, non ci sono gelosie, non c'è diciamo così la pretesa del posto, vedi lo stesso Ciccio Millesi, capitano di mille battaglie, che ordinatamente e seriamente rimane al suo posto attendendo, certo, appunto il proprio turno, e poi entra in campo e risulta tra i migliori se non il migliore in campo. Questo è sinonimo di uno spogliatoio veramente coeso e che non può non essere foriero di grandi risultati. Certo, la nostra forza è sempre stata questa. Allora voglio dire, non voglio fare nomi dei singoli, ma giusto per far capire ai nostri tifosi di questa compattezza dello spogliatoio. Non gioca Biancolino per mesi, entra in campo e vuole spaccare il mondo. Quindi non è che entra, fra virgolette, annoiato o sconfortato, entra ancora più caricato. Soncino non gioca per un po' di tempo, entra in campo e fa la sua parte degnamente, ha giocato benissimo anche lui e quindi ha dato il suo contributo. Entra, che è stato fermo, il nostro capitano, quindi è chiaro, immaginate voi con quale animo ovviamente era lì sulla panchina ad aspettare di entrare, quindi quando è entrato ha fatto sempre molto bene e anzi addirittura è stato veramente bravissimo, non bravo, bravissimo. Potete fare l'esempio di Angiulli, che ha giocato dopo mesi a Terni, ha fatto una partita eccezionale, la stessa cosa sabato, ha fatto una bellissima partita, quindi voglio dire, questo è lo specchio della forza di Rastelli, della società e della squadra stessa, che vivono un ambiente comune, hanno gli stessi intenti e gli stessi interessi, hanno la stessa motivazione un po' tutti, quindi poi loro non diranno mai che vogliono fare chissà che cosa, lo fanno dire a me, l'allenatore non lo dirà mai, però il nostro obiettivo è restare sempre agganciati ai primi della classe, tentando, se ci sarà l'occasione, di fare qualche exploit. Presidente, legando il ragionamento naturalmente a questa esperienza dell'organico della squadra, di ragazzi che vanno, diciamo, è molto cementato, naturalmente merito della dirigenza e dello staff tecnico. Noi sappiamo che in questo momento Mariano Arini praticamente ha avuto qualche problema, diciamo, il suo umore, diciamo, è molto giù. Lei, che se io ho sempre detto che Rastelli, i suoi ragazzi, lei che è il papà di questi ragazzi, vuole spendere due parole per Mariano?